Buonasera, benvenuti al TG Nord, l'edizione di oggi interamente dedicata alla manifestazione che si è svolta sabato scorso a Torino, organizzata dalla Lega Nord per la legalità e per dire no all'immigrazione clandestina. All'inizio del corteo, che poi è sfociato in piazza San Carlo, dove si sono tenuti i comizi, abbiamo avvicinato il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni. Sentiamo. La Lega in piazza a Torino contro l'immigrazione clandestina. La Lega in piazza a Torino per affermare la legalità e la sicurezza. Siamo contro l'abolizione della Bossi-Fini, che stabilisce un principio giustissimo, e cioè che chi viene in Italia deve avere un regolare contratto di lavoro, se no non può venire. Secondo, per dire no, no, no ad ogni legge di amnistia e di indulto. Terzo, il governo e l'Unione Europea si diano una mossa, se vogliono, come è giusto che sia, salvare le vite umane, perché non basta andare a Lampedusa a versare lacrime. Bisogna mettere in atto, come facevo io da ministro dell'Interno, quegli strumenti che servono a fermare le partenze, a bloccare le partenze, le nostre navi a pattugliare il mare e accordi con i paesi di origine perché si impegnino loro a non far partire i clandestini. Se no, saremo qui ogni giorno a vedere queste tragedie, purtroppo.